questo passa attraverso alcune regole del gioco, che vi riprendo rapidamente. La prima che da un certo punto di vista è non solo in ordine, ma è anche la più importante. Riconoscere che chi compra i nostri prodotti e servizi sono persone e non aziende. Quindi, persone messe al centro dell'interesse, di relazione tra un'azienda e l'altra. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi mi paga probabilmente sarà un'azienda, ma a chi devo vendere è sicuramente una persona. Io non vendo all'azienda, vendo a una persona che all'interno dell'azienda è uno degli attori capace di determinare scelte da parte dell'azienda. In realtà, e tanto più in questo periodo forse lo sappiamo in tanti, anche essere pagato non è l'azienda che mi paga, ma è la persona che dentro l'azienda è in grado di sbloccare o determinare il fatto che io venga pagato. Quindi persone al centro di tutti i ragionamenti che faremo. Questo spostamento da una logica dagli anni 40, 50, 60 di prodotto a una logica di orientamento alla persona, per cui oggi parleremo sempre e solo di persone, ma anche in termini molto pratici, vedremo dopo, è qualcosa che ha seguito una evoluzione di cosa vuol dire fare business. Negli anni 40 e 50 l'orientamento era al prodotto. Se io avevo delle lavatrici da vendere, il mercato aveva fame di lavatrici, nelle case non c'erano le lavatrici, non c'erano i frigoriferi, quindi c'era bisogno di beni e quindi l'orientamento era tutto sul prodotto. Poi si è cominciato, una volta che si è saturato la richiesta autonoma da parte del mercato, a parlare di vendite di mercato. Oggi siamo arrivati a persone, ma perché? Vedremo che il centro di tutti i nostri ragionamenti è proprio questo. Io devo riuscire a interagire e convincere persone. Vi faccio vedere da qualche dato cosa è successo in questi ultimi mesi da un osservatorio abbastanza particolare. Allora, queste sono HubSpot, è una piattaforma, dopo avremo anche l'occasione di guardare alcune cose, ha pubblicato e tiene aggiornati, avendo oltre 70.000 clienti in Italia e così via, accesso ai loro dati. E ha la possibilità di monitorare in tempo praticamente reale delle dinamiche di quello che sta succedendo al mondo. Allora, quello che vedete, i dati sono, li abbiamo aggiornati pochi giorni fa, arrivano fino all'11 di maggio, quindi ieri l'altro praticamente, partendo dal 20 gennaio, fanno vedere cosa è successo in queste settimane dal punto di vista del traffico su internet. Qui stiamo parlando solo siti business, quindi siti di aziende. Vediamo che c'è stato a partire dall'inizio di marzo un'impennata estremamente importante, che è arrivato fino ad avere un 25% di quello che era il traffico normale che veniva rilevato. Questo probabilmente lo possiamo associare tutti alla vita che abbiamo fatto nelle scorse settimane. Più chiusi, meno possibilità di girare, a volte anche un po' più di tempo per andare a navigare o cercare informazioni. Altro set di dati estremamente interessanti. Questi dati poi quando scaricherete la presentazione, se vi interessano, li ritrovate. Qui vedete un altro dato che è relativo alle email commerciali e al loro tasso di risposta. Allora, vedete come a partire da marzo c'è stata un'impennata di tentativo delle aziende di utilizzare le email per fare proposizioni commerciali. Estremamente importante, però notate la linea sotto che ci racconta quanto in queste settimane, che non ci scopre certo la novità, la disponibilità ad aprire queste mail, a rispondere a queste mail sia stata estremamente bassa. Quindi le aziende hanno provato a spingere sulla mail come strumento di azione diretta commerciale, ma con dei risultati, come sappiamo, sono state abbastanza deludenti. Dato parente, ma che ci racconta una storia diversa, è per le aziende e le aziende che hanno utilizzato le mail come per fare non azione commerciale diretta, ma per fare azione di marketing. Questo è un dato abbastanza sorprendente perché vediamo come sempre nello stesso periodo, a partire da marzo, è partita un'impennata di altre aziende che hanno provato a utilizzare le mail come modo per sviluppare o mantenere relazione senza entrare direttamente in un tema commerciale e vediamo che adozione di strumenti. Ma quello che è estremamente interessante non è il dato di quante email sono mandate, ma è quante email sono state aperte, cioè la sensibilità e l'interesse delle persone in una fase di questo tipo a ascoltare
seguire, a imparare, è stata estremamente alta. Lo dimostra anche, questo è il webinar che stiamo ripetendo in tradizione nelle ultime settimane, abbiamo sempre avuto molti partecipanti. È un momento in cui le persone sono disposte e interessate ad ascoltare. Andando avanti in questo set di dati, questo è un altro, questo l'abbiamo aggiunto nella scorsa edizione, non lo avevamo ancora perché non era ancora stato pubblicato. Allora, qui abbiamo i dati su quanti deal nel linguaggio di questo mondo è quante, diciamo, trattative commerciali, quante opportunità commerciali sono state create dentro il sistema. Vediamo che chiaramente c'è stato calo estremamente significativo a partire appunto dall'inizio di marzo. Quello che stiamo vedendo, che stanno vedendo, è questo andamento, però già stiamo vedendo che in realtà i deal chiusi e la linea nera stanno cominciando a risalire in maniera importante. Quindi le cose stanno cominciando lentamente a rimuoversi. Tutto questo vuol dire, torno al fatto che non vendiamo ad aziende ma vendiamo a persone, e quel racconto sulle persone che navigano e le email di marketing ci porta a dare sostanza a questo concetto. Quindi c'è un cambiamento radicale di prospettiva da essere un'azienda che cerca di vendere un prodotto o servizio a un'azienda a aiutare una persona a scegliere il fornitore di cui potersi fidare.